Lo slogan "La differenza ci unisce" si è conclusa a Riace, la 3 giorni dei mondiali antirazzisti. 100 squadre si sono sfidate nel nome dello sport come collante di accoglienza. Emilia De Simone. Bravo Papa, bravo. 3 giorni di partite sotto il sole cocente della Calabria. Riace diventa la location più adatta ad ospitare i mondiali antirazzisti. Una festa per circa 800 partecipanti, 100 squadre a giocare partite per l'integrazione e l'accoglienza, con lo sport come collante sociale. Polvere, sabbia e sudore, tutti assieme sotto lo slogan "La differenza ci unisce". Sport è il collante tra i popoli. Lo sport è uno dei collanti tra i popoli, sicuramente, è un mezzo che permette di stare insieme ad altre persone utilizzando linguaggi diversi da quelli semplicemente verbali. Squadre di associazioni migranti, cooperative sociali, ma anche semplici gruppi di amici a giocare su campi allestiti a ridosso del borgo, conosciuto alle cronache come simbolo di accoglienza. Venire qua a Riace per mostrare che lo sport può essere soprattutto amicizia, può essere soprattutto voglia di confrontarsi con gli altri. Lo sport, cioè tutto, è una cosa bellissima perché siamo insieme. Quando stavamo in Libia, per esempio, correvamo perché avevamo paura, ma oggi facendo il sport stiamo correndo senza, come si chiama, la paura. Una squadra calabrese a rappresentare una regione che vuole accogliere. Attraverso lo sport possa passare questo messaggio di solidarietà, di integrazione e di antirazzismo. In una terra come quella calabrese che deve accogliere, lo ha dimostrato nel corso della sua storia. Giorni interi fino al tramonto vissuti con forte agonismo, ma sempre con il fair play dei veri sportivi. In tutte le partite c'è stato un massimo rispetto, una massima educazione in campo, per cui le partite, tra l'altro molto importanti, non si sono mai disputate con la presenza di un arbitro.